Tommaso. Vero? Cosa sto dicendo? Oggi è il 21. Domani è il 22esimo. Ah, sì. Qua stiamo uscendo fuori di testa con i non numeri. lo so, non lo so. Abbiate pazienza. Allora, sto girando con la Osmo. Vediamo se ce la facciamo o no, perché la Osmo è un po' così, si scarica velocemente, l'audio ogni tanto non va, quindi devo cancellare le clip e speriamo che vada lo stesso. Sono piena di peli perché ho baciato i gatti e adesso dobbiamo fare qualcosina in casa. Poi dobbiamo prepararci. Che andiamo a vedere la recita. Che andiamo a vedere la recita del piccolino di Natale. Sono bellissimi. E quindi dobbiamo fare cose, poi devo andare a lavorare, quindi è tutto un casino. Io adesso facciamo passare prima di tutto il robot sotto. Io voglio dormire, voglio rilassarmi. Ma adesso sono un po' in Natale per rilassarmi, giorno di Natale. E niente, quindi adesso facciamo un po' di cose. Allora, adesso fa una modifica, mette la ring light lì sopra, sempre che ci riesca. E mettiamo anche questo qua per riuscire a usare la Osmo. Che è già scarica, rendiamoci conto, ma va bene così. E boh, vediamo. Figo, viene bene? Secondo me sì. Passati, fai una ripresa di qualche minuto. Così è caldo. Più freddo. Ragazze, allora abbiamo fatto un accrocco molto molto carino. Stavo guardando un po' come sta con le luci da Osmo, perché non l'avevamo ancora provata con la Osmo. C'è il tracking, se faccio così dovrebbe no, non parte più. Prima partiva. Vabbè, comunque un po' di tracking. Prove tecniche poi per l'anno nuovo. Allora, vediamo un po'. Bula. Serve un po' per noi. Serve un po' per noi per vedere come si vedono le luci e un po' per voi per vedere un po' cosa facciamo. Quindi questa è quella fredda. Spegnila. Dovrebbe essere fredda. Vai. Ma che differenza? Fredda, bianca e... Ah, no, questa... fredda, blu e rossa. Rossa, sì, calda. Ah, questa è quella bianca. Sì. Questa blu. È quella blu. E questa è quella calda. Quella calda. Però vedi già la differenza anche con la Osmo cambia un sacco. Sì, perché la Osmo soffre delle basse luci, se tu luci ne hai. La migliore è la prima però. Sì, ma infatti di solito metto questa perché mi piace di più. E quindi adesso dobbiamo pulire. E poi c'è anche l'intensità, ma penso che sia già al massimo. Penso di sì. Cioè gli occhiali talmente sporchi che non vedo niente, adesso vado a lavarmi. L'albero che è messo in una condizione pietosa, infatti non vedo anche l'ora che finisca tutto quanto per togliere l'albero, perché non so se si vede, ma fa veramente schifo. Comunque mi piace questa cosa che io arrivo e qua è tutto bello illuminato. E niente ragazze, la Osmo è già scarica.
Allora ragazze, adesso vado a lavare i pavimenti qua sopra che abbiamo già pulito prima e sono andata a mettere nel mocio, nel secchio, un po' di candeggina e quel profumo che c'è per i pavimenti che vi ho fatto vedere. Allora ragazze, stavo dicendo che facciamo un lavaggio ai pavimenti con un po' di candeggina e quel profumino che vi ho già fatto vedere, quello che sa di... non mi ricordo cosa. Comunque l'avete già visto, ve l'ho fatto vedere, l'ho messo anche nel... non mi vengono le parole, liquido fai da te per i bagni, diciamo così. Quindi pulisco un pochettino il pavimento con la candeggina per vedere se viene più pulito, perché sto trovando veramente difficile riuscire a far diventare i pavimenti puliti. Cioè, sono puliti, ma non so perché non mi sembra. Siccome ci sono tanti animali, e questo anche è il fatto. E parlando con Robertina mi fa: ma perché non provi la candeggina? Io mi trovo bene. E quindi ecco qui che proviamo la candeggina insieme. Ragazze, io come diciamo bastone per lavare per terra mi trovo molto con questo qua che avevo preso dell'Ema perché è allungabile, quindi non devo stare così a passare il mocio, che poi non è mocio ma è tipo la bandiera, ed è molto più comodo perché comunque tu fai questo lavoro qua. E invece mi accorgo che se è più basso, come quelli che sono di solito, che mi pare che sono così, lo trovo difficoltoso e mi abbasso e quindi poi mi viene male la cervicale. Perché sapete, io sono vecchietta, sono vecchietta dentro, sono vecchietta fuori e non ce la posso fare. Anche se molte di voi diranno: ma che sei vecchia, ma è nel senso che sono, con tutto quello che abbiamo passato nella nostra vita, mi sento molto molto vecchia. E niente, adesso vi metto fuori perché sennò non riesco a finire di pulire. Allora, ragazze, dopo che abbiamo fatto pulizia, dopo che abbiamo fatto pulizia, spero mi sentiate, perché se aspetto loro che finiscano non faccio più niente. Siamo andati a vedere il nipotino che stava facendo la recita di Natale, quindi non avete più visto niente. E poi sono andata a lavoro, è venuto con mio Emanuele, così siamo andati anche ad Assi, all'Arca Planet, perché qualcuno ha mangiato il guinzaglio che noi utilizziamo in macchina, che è quello che devi avere perché sennò ti fanno la multa se ti fermano, e ce l'ha strappato e quindi siamo dovuti andare a prenderne un altro. Nel frattempo di tutti i nostri giri, prima di andare a lavoro perché avevamo un po' fame e non avevamo niente per fare merenda, sono passata al Carrefour piccolo che c'è in un paesino e ho preso le Haribo che Manuel voleva mangiare. Siamo già all'80% e ho fatto un minuto di video, magari così. Due fonzi, cioè un fonzi, scusate, un pezzo di pizza, dei wafer se avevamo voglia di mangiare dolce, e poi due tè, uno Manuel credo abbia finito e l'altro è mio. Dopodiché siamo andati all'Arca Planet e mi hanno dato il calendario di Arca Planet, molto molto carino devo dire, e soprattutto la cosa molto interessante, che però bisogna vedere perché ci sono gli sconti, ma ci sono gli sconti delle marche loro, sono furbi, molto furbi. E il calendaretto ha praticamente gli sconti qua sotto.
Ovviamente sono le loro cose, perché le Virtus sono il loro cibo, quindi ovviamente hanno messo qualcosa. C'è un Minmin, ragazzi, c'è un Minmin. Guardate che bello, amore. Comunque ci sono tutti gli animali, quindi questo è il mio calendario. Quest'anno io uso questo come calendario. E... dicembre. Parte da dicembre. Ah no, sono io che l'ho preso al contrario, ragazzi. C'è qualcosa che non quadra. E sono le cose d'oro, quindi Virtus, la sabbietta Perfect, questo ci serve. A gennaio andiamo a prendere la sabbietta con lo sconto. E sono carini, guardate qua. Sono spettacolari. Così dopo magari mettiamo anche le visite di Manu e le segniamo già, perché ci serviva un calendario. E io direi che questo dell'ArcaPlanet a noi si addice, perché ci sono gli animali. Guardate che bello questo gatto, ragazze. Mamma mia, stupendo. Un po' strano perché va al contrario invece di andare, vabbè. Non è che posso farveli vedere tutti, però. Oh, che carino, c'è un coniglietto. Vabbè, ragazze, avete capito? Poi siamo passati al pub perché Manu voleva mangiare qualcosa che abbiamo mangiato al compleanno di mio nipote, ovvero gli avocado toast. Ci mancava l'avocado e il pane, quindi sono andata al pub a prendere il pane, quello per i tramezzini, che poi facciamo scaldare e ci mettiamo l'avocado sopra. Ho fatto che prendere un tempè, ragazze, perché Dakota, un tempè, perché tanto che non lo mangio, perché il negozio dove vado di solito è chiuso quando io ho la possibilità di andare, e quindi ho detto, visto che l'ho trovato, ho preso questo tempè che avevo già mangiato, è buono, quindi ne ho approfittato. Poi ho preso questo tè, che però non è per me, ma devo portarglielo domani a papà, che è un infuso di frutti misti, però sono tutti rossi. Poi ho preso l'avocado che ci serviva, ho preso delle uova perché sono sprovvista e quindi ho fatto che prenderle, del gran ragù già fatto, semplicemente perché siamo quasi a fine mese, non vado a comprare la carne adesso, se abbiamo voglia di ragù mangiamo questo, era in offerta. E poi dei sacchi perché anche questi erano in offerta e ci servivano. Mumu, guarda che carino il calendario che ci hanno dato. Ci sono tutti i cani, cazzi. Ma prendiamo questo. C'è anche un Mimmi, guarda. Mimmi. Se riesco a dire. Mimmi. Così possiamo. Carino, con tutte le zampette. Sì. Così possiamo. Vedete, qua ci sono gli sconti. Possiamo prendere qualcosa, solo che ci sono tante offerte anche su cose loro, però sul cibo ai pork, ai duck, la Virtus. Beh, dai, c'è anche l'ex special. La? Ex special. Poi vabbè, la sabbietta. La sabbietta ci serve a gennaio, quindi io direi. Ah, già gennaio? Sì. Quando è lo sconto? È 10%. Sono tutti 10%. E poi c'è scritto anche, conosci già le nostre iniziative, ci sono delle cose. E niente, ragazzi, quindi questo è quello che ho preso. Adesso preparo cena, vi faccio vedere come facciamo l'avocado toast, perché io ho fame. Così poi magari ci strucchiamo un attimo insieme e chiudo questo video, così almeno domani è pronto, perché questi due giorni ne ho fatti in ritardo. E niente, prepariamo gli avocado toast. Allora, ragazze, in un coso, viene la parola, scusatemi, andiamo a mettere l'avocado, perché mi dimentico le parole, lo sapete.
quindi è un avocado maturo, perché l'ho cercato proprio maturo maturo. Ok, è buono. Una volta ho fatto così, mi sono fatta male al dito, quindi ora ok. Sì, mi serve anche un cucchiaio, quindi facciamo così, mettiamo il nostro avocado, il limone, l'olio, il sale, il pepe e la cipolla, ed era veramente buono. Beh, tanto dobbiamo, in teoria si fa con un cucchiaio grande, ma non riesco a aprire il cassetto, e quindi allora facciamo così. Portato su una conserve, che non si sa mai, è una rubra. No, bisogna metterla in frigo, però è tutta sta roba. Tutto. Perché qua fa caldo. Sì. Paura che poi vada male. Sì, tanto è tutto chiuso. Sai distinguere, vero, la rubra? Sì, sì, perché è più chiaro. Sì. Ok. Adesso devo andare in macchina a recuperarmi il telefono. Allora, le pesche le mettiamo qua, adesso stasera ci mangiamo due pesche. Non le hai ancora assaggiate le pesche tu? Adesso non le assaggiamo. Rubra. Ok. Conserva. Sotto fa più freddo che il frigo. Un po' di cipolla, perché lei ha messo quella rossa, ma noi non ce l'abbiamo. Quindi mettiamo lo scalogno, che è un po' più... è meno forte della cipolla normale. Forse mi devo metterne ancora un pochino. E dai. Ah, piango. Limone, sale. Pepe, olio, dobbiamo mettere una cosa, olio, sale, pepe nero e sto limone, che se c'è squeezy io metto quello squeezy, perché non ho voglia di tagliare il limone adesso. È tutto occhio, ragazze, perché non mi ha dato proprio una ricetta. Cioè, già Olga, scarica. Ricata. Bula. Un po' di pepe. Un pizzico di sale. E un po' d'olio. Qua è già scarica la osma. Ok, io non so com'è che si vede molto, perché in realtà forse dovevo abbassare un po' la luce. Ok, ho preso... mi sa di sì, perché prima era un po' scuro. Vabbè, pian pianino ci prenderò la mano, ragazze. Quindi... credo che questa consistenza vada bene. No? Vediamo. Sì, sì. Ok. Quindi questa è la consistenza che deve avere. Adesso facciamo andare un po' di pane e poi vi faccio vedere come li mettiamo. Ok, ragazze, vado a metterci prima di tutto... ma noi che sta facendo qualcosa, il nostro avocado, sì,
abbastanza. Facciamo così. E poi andiamo a mettere il nostro salmone. Tu la mangi questa? No, non mi piacciono quelle cose. Siccome non capisce molto salmone, però va bene. Salmone va bene per due. In teoria dovrebbe essere. Ma no, ho preso quello da 50 grammi. Ma non ho detto di fare così. Ma no, io ti ho detto 100, perché poi comunque io lo mangio. Non l'hai comprato tu, eh? Appunto. Non l'ho comprato io. Non mi sono accorta che era da 50. Vabbè. Ragazze, che ci possiamo fare? Ormai. Sollevamo. Questo lo mettiamo di là. Questo lo mettiamo di là. Questo va a apparecchiare. Vedete, sì. Ma usiamo quel piatto lì? Sì. O ognuno il suo piatto? Ma tanto se poi ci serve anche facciamo uno sul piatto. O fammi o dammi già un piatto e lo. Non lo so. Ascolta, mettiamo anche su due pomodorini. Io non li voglio sui pomodorini, ma me li stai facendo. Me li vuoi propinare? No, era per finire. Mi spiace. Li finiamo domani, facciamo una pasta o qualcosa. Andiamo a mettere questo di là. Due coltelli, l'acqua. Allora, sono passati un po' di giorni da quel video. Due, oggi è il 23, sì, non abbiamo girato il 21. Perché sono stati giorni un po' così, quindi non sono riuscita a montarvelo per mettervelo ieri. Adesso sto cercando di farlo per mettervelo oggi che è il 23. Se riesco vedrete oggi, se no vedrete domani che è la vigilia. Perché sono stati due giorni un po' così, molto stancanti, la visita di Manuel eccetera eccetera, e non sono riuscita a farlo prima. Volevo solo dirvi una cosetta, ovvero se questo video riesco a mettervelo oggi che è il 23, domani magari ci vediamo con una diretta. Se non riesco, avrete visto questo video il 24, che è la vigilia. Quindi io vi faccio gli auguri lo stesso. Se invece ci vediamo nella diretta, saranno doppi auguri, no? Va bene lo stesso, no? Ne c'è un min. Tutto dipende da come va il caricamento su YouTube, perché bisogna vedere un po' se ci mette poco, se ci mette tanto. Perché se me lo carica alle 11 di stasera non ha senso. Se invece... Scusate. Se invece me lo carica un'ora decente ha senso. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi fate l'avocado toast, se vi piace o non vi piace. C'è chi ci mette l'uovo, c'è chi ci mette solo proprio due cose, quindi fateci sapere se vi piace. E qui c'è un bel casino perché abbiamo appena messo tutte le date del 2023 delle visite di Manuel che già sappiamo. E bom, quindi niente, io vi mando un grosso bacione. Se non ci vediamo più, tanti auguri di buon Natale a tutti quanti. Se invece ci vediamo ancora domani, ve li farò anche domani. Ciao ciao! No, dimenticavo una cosa, ovvero che il 25 non uscirà il video, perché saremo incasinati. Ma il 26, se riesco, vi faccio poi uscire un pezzettino di video dove vi facciamo vedere i regali di Natale che abbiamo ricevuto. Quindi ci vedremo poi il 26, poi stop fino all'anno nuovo. Perché ho bisogno di tempo un po' per capire cosa fare, non fare per l'anno nuovo. E ci prendiamo qui quella settimanina alla fine, perché il 26 è già lunedì, quindi una settimanina per magari registrare già qualcosa, fare qualcosa di bello.
e poi ci vediamo nell'anno nuovo. Magari vi metterò uno short il 31 per farvi gli auguri, o magari un mini video di 2-3 minuti, adesso vediamo. E niente, ora vi saluto veramente. Ciao.